Buongiorno, bentornati in questo nuovo vlog. Oggi sono vestita tutta di rosso, scarpe, leggings e felpa. Questo è il set che vi ho mostrato nello scorso video. Sembro un po' il Gabibbo, però non ho delle scarpe tutte nere, cioè delle Converse tutte nere. Quindi ho messo queste rosse, oggi sono tutta abbinata. Comunque, mi sono già preparata perché sto per uscire, devo fare alcuni giretti, commissioni e se riesco, siccome per me oggi è mercoledì, vado a fare anche un giretto al mercato. Boh, vediamo un po'. Quindi mi sono vestita molto comoda. Ovviamente metterò la giacca perché oggi c'è una bellissima giornata, però ecco, non so se fa freddo, quindi mi porto dietro ovviamente la giacca. E anche perché è nera, almeno spezza un pochino perché veramente sembra un gabibbo. Comunque ci aggiorniamo tra poco. Commissioni finite, c'è un po' di sole. Allora, mi sono tolta la giacca perché adesso fa un caldo, ma un caldo. Comunque, adesso arrivo a casa e vi faccio vedere quello che ho preso. Comunque, sono passata alla Bottega Verde, e ne ho approfittato di alcune offerte e ho preso alcuni prodottini interessanti per il viso. Siccome ho quasi terminato alcuni prodotti di Hello Body, appunto, ne ho approfittato. Niente, adesso vado a casa e preparo da mangiare perché è tardissimo e ci aggiorniamo più tardi. Eccomi tornata a casa, ho fatto come vi dicevo un po' di spesina al mercato. Tra l'altro sono andata a fare la spesa in una nuova bancarella. Devo dire che mi sono trovata molto bene, molto gentili, anche a livello di prezzi, ecco, mi sono trovata bene. Comunque ho preso un mix di arance, dico mix perché ho preso 2 kg di arance per la spremuta, quindi piccoline con la buccia più sottile, e poi ho preso delle arance naturali. Così se voglio usare la buccia la posso utilizzare per qualche dolce da mangiare così. Poi ho preso 5 kiwi, poi ho preso le mie amate zucchine, poi i mandaranci ed infine ho preso un ananas, patate e carote. Ha messo tutto all'interno di questo sacchetto, ma so che ci sono anche le carote. Ah, e poi ho preso una testa d'aglio. Come frutta e verdura al mercato non ho preso nient'altro, però ho comprato in una bancarella questo libro antistress da colorare. Tra l'altro ho visto adesso è prezzato 9,80 euro e ho pagato 2 euro, pochissimo. C'era con i tatuaggi, con gli animali e io ho scelto questo, con tutti questi mandala. Però non ho i colori, ma sono proprio furba. Io compro un libro da colorare, ma non ho i colori. Benissimo. Comunque c'erano un sacco di libri, a 2 euro, anche libri da cucina, però io ne ho tantissimi, quindi ho preso solamente questo. Qua dietro c'è scritto, cerchi un'attività rilassante capace di distrarti dalle tensioni quotidiane. Prova i nuovi albi da colorare antistress, un passatempo che permette di sgombrare la mente dalle preoccupazioni, sviluppare la creatività ed entrare in contatto con le emozioni più profonde. Io non so voi, ma effettivamente mi rilassa tantissimo, colorare o disegnare, ecco, è da un po' che non lo faccio in realtà, però appena ho visto questo libro ho detto ma sì, lo prendo, però devo comprare anche i colori. Sistemo la spesa, mi preparo qualcosa da mangiare, ma pensavo di farmi una piadina, tanto sono da sola, oppure di provare la pinza, quella lì che ho trovato nella Degustabox, che ancora non ho provato, e poi più tardi vi faccio vedere, i prodotti che ho comprato da Bottega Verde. Rieccomi, mi sono fatta una bella doccia e ho fatto pranzo. Mi sono fatta questa pinza che avevo trovato in una Degustabox, ho messo un pochino di pomodoro, mozzarella e un po' di prosciutto, è venuta molto buona. Quindi sono comode da tenere in casa perché in 5 minuti in forno sono pronte. Adesso vi faccio vedere i prodotti che ho preso da Bottega Verde.
Mi sono spostata di qua in camera perché sto facendo andare la lavastoviglie. Solitamente la faccio andare la sera, però ieri sera non era tanto piena e quindi la sto facendo andare adesso. Allora, da Bottega Verde ho comprato di nuovo lo shampoo, quello illuminante, ravvivante, capelli trattati e colorati. Era sempre in offerta e quindi ne ho approfittato perché mi sono trovata veramente strabene con questo shampoo. Lascia i capelli super morbidi, leggeri. Proprio quando li vado a lavare sembra quasi che io abbia già applicato il balsamo da quanto li lascia morbidi e niente, mi sono trovata benissimo. Tra l'altro mi avete scritto nei commenti che avete notato i capelli molto lucidi. Ecco, da quando utilizzo questo effettivamente i capelli li lascia super, super lucidi. Infatti c'è scritto illuminante ravvivante con estratto di goji e cheratina. Mi ispiravano anche gli altri, vi dico la verità, quello all'avocado, quello purificante, però siccome mi sono trovata bene con questo, ho preferito ricomprare appunto questo qua. L'ho pagato in offerta 4,99. Era al 50% se non ricordo male, non trovo più lo scontrino. Poi ho preso uno struccante occhi, è la prima volta che lo acquisto, lampone mirtillo, occhi sensibili, efficace e delicato sul trucco waterproof. Allora, questo a prezzo pieno secondo me costa un tantino perché sono 100 ml, è grande quasi quanto un igienizzante mani, ecco per farvi capire. E a prezzo pieno costa, se non ricordo male, 12,99. L'ho pagato però anche questo al 50% e quindi ho detto ma sì, lo provo. Sto utilizzando il burro struccante di Hello Body che veramente non vedo l'ora di finire, però ci sono sere in cui non ho tanta voglia di struccarmi e quindi vado di questo qua. Anche se questo tipo di struccante io lo utilizzo anche quando mi sporco, cioè sempre, quando mi sporco la palpebra, quando mi metto il mascara. Quindi con il cotton fioc lo vado a bagnare con un pochino di struccante e appunto mi vado a pulire dove mi sporco. Poi, sotto consiglio della commessa, ho preso questo gel struccante viso occhi, non brucia gli occhi, tutti i tipi di pelle, Quillaia. Ho chiesto alla commessa appunto di Bottega Verde un gel struccante, comunque detergente, da applicare anche sugli occhi, perché spesso questi detergenti sugli occhi bruciano. Infatti io tempo fa provai di Bottega Verde quello all'avena, molto valido, però mi faceva bruciare un sacco gli occhi. E lei mi ha detto appunto che questo è proprio uno struccante adatto per viso e occhi. Io questo lo vado ad utilizzare per la doppia detersione, quindi quando vado ad utilizzare il burro struccante, successivamente poi vado a togliere i residui di trucco e di burro struccante con questo prodotto. Mi sembra di averlo pagato 7,99. Usalo così, massaggia sul viso inumidito fino a formare una leggera schiuma, risciacqua accuratamente. Formula oftalmologicamente testata. Vedremo, vi farò sapere anche per quanto riguarda questo. Infine, da usare invece la mattina, sapete il mio amore per le mousse detergenti. Al momento sto usando quella di Hello Body, con cui tra l'altro, sono sincera, mi sto trovando molto bene, però è quasi finita. E il brutto delle mousse è che non riesco a capire quando la sto per terminare, cioè vabbè, ovviamente sento se è piena o è vuota, però ecco, non sai mai effettivamente quando il prodotto è terminato, quindi ti svegli un giorno, schiacci e non esce più nulla. Quindi per non rimanere senza ho preferito comprarla, anche perché come vi dicevo ho preso tutto scontato, anche questa. Questa qua l'ho pagata credo sui 6,99, comunque i prezzi di Bottega Verde in offerta sono più o meno questi, 6,99, 7,99, quindi comunque ecco il prezzo è quello. Ho preso questa mousse, questa bubble mousse micellare, camelia albicocca, ingredienti 96% origine naturale, detergente viso, effetto bolle, tutti i tipi di pelle. Sono curiosa di provarla. Questa appunto la utilizzo la mattina sul viso già struccato e pulito per andare appunto a lavarmi il viso. Quindi questo lo utilizzo la sera e questo la mattina, proprio come mi ha consigliato anche la commessa. E basta, non ho acquistato nient'altro, mi ha dato anche qualche campioncino
Comunque di questa linea c'era anche la maschera per i capelli, però diciamo che mi ero prefissata un budget e al prossimo giro proverò anche la maschera. Anzi, se voi l'avete provata, magari fatemi sapere, perché era al 50%, però a parte che ho ancora la maschera di Lidl da terminare e poi appunto, come vi dicevo, non volevo spendere tantissimo e quindi alla fine non l'ho presa. Finalmente è arrivato un pacco, anzi due, il nuovo cappuccinatore e la macchinetta del caffè. Adesso apriamo tutto insieme e vi spiego tutto. Questi due pacchi mi arrivano da parte di Banggood, la stessa azienda che mi inviò la planetaria, con cui tra l'altro mi sono trovato benissimo, e tanti di voi l'hanno acquistata perché me l'avete scritto in privato e nei commenti. Quindi vi ringrazio perché significa che vi fidate dei miei consigli a prescindere dalla collaborazione. Comunque, ho scelto la macchinetta del caffè perché questa macchinetta del caffè è diversa, cioè, dalle solite che vedo Ecoabuto, ecco. Adesso vi spiego perché, quindi non andate avanti perché secondo me potrebbe interessarvi questa macchinetta del caffè. Adesso vi spiego perché. E poi ho scelto il cappuccinatore perché il mio mi sta abbandonando, nel senso che funziona, però ogni tanto si blocca e non monta. Allora, questo è il cappuccinatore che ho scelto, devo dire molto diverso dal mio, si sente già dal peso, il mio è veramente super leggero, tutto in plastica, questo invece è in acciaio, infatti si sente anche dal peso. E questa è la base. La marca è Ibrev, non so come si pronuncia, comunque è la stessa marca della macchinetta del caffè. Quindi ho scelto questo cappuccinatore 3 in 1, può sia scaldare e nel mentre montare oppure solamente scaldare la bevanda. Io ovviamente lo utilizzerò per montare il latte perché se lo voglio scaldare utilizzo un pentolino oppure il microonde. Ve lo faccio vedere anche da vicino. Come vedete ci sono i due pulsanti, uno per la bevanda calda e l'altro per la bevanda fredda. Sul tappo, come vedete, c'è la frusta per montare il latte, vedete? E il pezzettino quello nero che servirà, per scaldare il latte, quindi senza montarlo. Forse così riuscite a vedere meglio. Ci sono due indicatori di livello massimo. Adesso apriamo la macchinetta del caffè che appunto ho scelto. Arriva ovviamente tutto super imballato. Speravo fosse piccolina perché io in cucina non ho tantissimo spazio e infatti è super compatta e si capisce anche dalla scatola che è veramente piccolissima. Io l'ho scelta tutta nera, ma c'è anche bianca e nera e viola, se non ricordo male. Come la planetaria, anche questa ha le ventose, cioè delle super ventose. Comunque, vado a togliere tutta la carta. Vado a mettere il serbatoio dell'acqua. Arriva perfettamente imballata. Qui potete regolare ovviamente l'altezza, se volete farvi semplicemente un caffè oppure un cappuccino. Quindi potete alzarlo o abbassarlo in base alla tazza che dovete appoggiare. Qui sopra ci sono tre pulsanti, caffè corto, caffè lungo e il pulsante di accensione. Caffè lungo per i cappuccini, mentre caffè corto, appunto, come vedete dalla foto, per una tazzina di caffè. Adesso vi spiego perché ho scelto questa macchinetta del caffè. Allora, qui è dove si inseriscono le capsule e non solo, quindi basterà alzare questo pezzo. E il pezzo davanti verrà via appunto per inserire la capsula. Però all'interno della scatola non troviamo solamente un pezzo, o meglio un adattatore, ma bensì tre. Come vedete ci sono tre adattatori, uno per le capsule dolce gusto, uno per le capsule Nespresso, uno per il caffè della moka e un altro pezzettino da aggiungere all'adattatore per le cialde. Quindi con una macchinetta del caffè riusciamo appunto ad accontentare, non dico tutti, ma più o meno. Quindi non so, potete comprare le capsule della Dolce Gusto se vi piacciono le bevande e comprare quelle della Nespresso se preferite il caffè. Oppure ecco, se in famiglia avete gusti diversi potete usare più marchi. Io la trovo una genialata questa. Questo è l'adattatore per le capsule, quelle molto grandi che vedo solitamente nei video americani. Non so di preciso come si chiamano quelle capsule. Questo è l'altro adattatore per le capsule della Nespresso. Questo
Questo invece è l'adattatore per le capsule della Dolce Gusto e non solo, perché con questo adattatore potete fare sia il caffè con le cialde aggiungendo questo, diciamo, questo adattatore, altrimenti il caffè della moca. Questo cucchiaio, diciamo, se non sbaglio, serve per il caffè, per la moca come dosatore e per pressarlo, se non sbaglio. Quindi basterà inserire qui l'adattatore e poi tirare giù. Adesso ovviamente la proviamo insieme. Comunque ho queste capsule della Nespresso che, non so se vi ricordate, mi erano arrivate in una Degustabox. Le avevo tenute da parte e mi sono detta le regalerò a qualcuno, però le persone che conosco non hanno la Nespresso e quindi adesso le posso utilizzare io con questa macchinetta. Quindi ricapitolando, questo è tutto ciò che troviamo all'interno della scatola della macchinetta del caffè. Adesso, prima di usarla, pensavo di riempire il serbatoio dell'acqua e di far uscire tutta l'acqua, quindi per ripulirla, diciamo, tra virgolette, all'interno, un po' come si fa con la moca quando si acquista appunto una moca nuova. E poi pensavo di buttare anche il primo caffè. Ok. Guardate che bella schiuma, questo è il caffè fatto con il caffè per la moca. Adesso voglio provare la capsula della Nespresso, quindi ho cambiato adattatore. Questo è il caffè con la capsula Nespresso. Allora, ho sistemato per il momento così, non so se lasciare il cappuccinatore là sopra o tenerlo come prima nel mio cassetto, il cassettone che si trova subito qua sotto, non lo so, però per il momento mi piace come ho sistemato. Ho lasciato qui il cucchiaino per il caffè per la moca, perché tanto mi sa che al momento utilizzeremo quello, perché ho giusto qualche capsula della Nespresso, però le altre le devo acquistare, non le ho, quindi utilizzeremo quello per la moca, che tra l'altro è venuto molto buono, quindi niente, per il momento utilizziamo quello. Fatemi sapere se vi piace come ho sistemato tutto. E prima avevo messo la tovaglietta nera tipo in copelle, però tutto troppo nero non mi piaceva e quindi ho messo questo vassoietto che in realtà però prima avevo sopra il tavolino del salotto, infatti poi vedo se comprarne un altro oppure comprare qualcos'altro da mettere qua sotto. Però mi piace perché il, diciamo, questo vassoio riprende i tappi del barattolo del sale e dello zucchero. Quindi un po' di colore, ecco, tutto troppo nero non mi piaceva perché già la macchinetta è nera e non so, non spezzava, quindi ho messo questo vassoio che però non è grezzo, nel senso che è lavabile, però sempre legno e quindi non vorrei che si rovinasse con gli schizzi di caffè, però per il momento ho sistemato così. Sto iniziando a preparare la cena, stasera mangeremo i panini con gli hamburger, quelli di HelloFresh, vi ho mostrato la ricetta, non la ricetta, vi ho mostrato, diciamo, la box dello Fresh nello scorso video. E poi ho pensato di fare i finocchi gratinati, li ho già cotti ieri, adesso devo solo mettere un pochino di besciamella, parmigiano ed infornare. Mi trovo bene con il menù settimanale anche per questo, perché riesco a portarmi avanti, quindi i finocchi ieri appunto li ho cotti e oggi li devo solo condire. Comunque ho già aggiunto il sale e l'olio, quindi li ho già conditi. Adesso aggiungo un po' di besciamella, parmigiano e poi l'inforno a più o meno 190 gradi per
20 minuti, comunque io controllo sempre, gli ultimi minuti grill, così si formerà la crosticina. Ho preparato tutti gli ingredienti per i panini per gli hamburger. Allora, panini, il prezzemolo tritato, una cipolla, la maionese, 300 g di macinato, origano essiccato e pan grattato panko. Questa è la ricetta completa, hamburger di manzo alle erbe con patate arrosto e insalata di pomodori. Adesso vediamo se fare anche le patate, perché ho già fatto i finocchi gratinati. Comunque, appunto, questa è la ricetta di HelloFresh. Vado a tagliare la cipolla. Ho tagliato mezza cipolla, il prezzemolo, utilizzo questo già tritato. Nella ricetta c'è scritto anche di aggiungere un peperoncino, io non lo aggiungerò all'impasto, però ve lo dico così se vi interessa potete aggiungere il peperoncino. In una ciotola metto la carne, la mezza cipolla, l'origano essiccato, il prezzemolo, il sale, e poi il pan grattato panko. Adesso vado a mischiare tutto e a formare gli hamburger e ungo un pochino le mani con dell'olio. C'è scritto di formare degli hamburger con 2 cm di spessore, quindi spero di aver fatto giusto. Come avete visto, non ho aggiunto le uova perché nella ricetta non sono previste appunto le uova, e adesso li vado a cuocere in padella con un filo d'olio. Adesso inforno tutto, alla fine ho fatto anche le patate, sono esattamente 2 patate, le ho condite con sale, olio, pepe, rosmarino e aglio. Inforno tutto e poi sempre nel forno metterò qualche minuto il pane, così diventa bello croccante il pane degli hamburger. Rieccomi, siamo al giorno dopo, le 17, quindi un pochino tardi. Ieri volevo chiudere il video, ma poi è successo un problemino con le fogne, quindi fino più o meno alle 21:30 c'è stato un po' di casino, ecco qua sotto, e quindi ovviamente non ho ripreso nulla. Comunque, prima sono andata in un negozio che c'è qua dove abito io, che si chiama Gran Casa. Siccome ho visto che hanno portato dei mobiletti nuovi, e come sapete non ho ancora acquistato il mobile da mettere sotto la TV, sono andata a fare un giretto e ho comprato 2 teglie per la pizza nuove. Adesso ve le faccio vedere. Il negozio dove ho acquistato le teglie si chiama Gran Casa, perché ogni tanto me lo chiedete, ma non so se c'è da tutte le parti. Come vi dicevo, ho preso 2 teglie per la pizza.
Teglia tonda, ideale per pizze e focacce, 32 cm, antiaderente. Le ho pagate in super offerta 2,99 euro e ne ho prese due. Siccome le mie sono un po' vecchie, hanno un po' di anni, si sono rovinate e in più si attacca l'impasto e quindi ho comprato queste due nuove, secondo me ad un ottimo prezzo. Comunque i panini che ho fatto ieri sera sono venuti buonissimi, buonissimi, proprio la carne. Pensavo in realtà risultasse un pochino secca, invece sono venuti molto buoni. Infatti sono contenta di aver fatto la ricetta insieme a voi. Non è chissà che cosa, però io non li avevo mai preparati così. Prima compravo gli hamburger già pronti, li facevo sulla piastra, li mettevo nel panino caldo con le salse e stop. Non avevo mai fatto proprio l'impasto con il prezzemolo, la cipolla, l'origano. Veramente molto molto buoni. Comunque, siccome ho già iniziato ad editare ovviamente il video, non vi ho detto dove ho messo la friggitrice ad aria, perché chiaramente ho tolto quella per mettere la macchinetta del caffè. Pensavo in realtà non ci entrasse all'interno del mobile della sala, invece ragazze ci entra perfettamente. Poi magari nel prossimo vlog vi faccio vedere come ho sistemato appunto il mobile della sala, perché adesso c'è Omar che sta parlando al telefono con un suo amico e quindi nel prossimo vlog vi faccio vedere tutto. Comunque adesso vi saluto, spero tanto che il video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Un bacione grandissimo, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.